Buonasera, benvenuto all'onorevole Raffaele Fitto, membro del Buonasera. Parlamento europeo e co-presidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei. Una prima domanda: qual è il suo giudizio su questo nuovo strumento inventato dall'Unione Europea 2 anni fa per rispondere alla crisi, il Next Generation EU? E se secondo lei è possibile immaginare anche di avere, diciamo, una replica di questo strumento o di qualcosa di molto simile per finanziare ulteriori beni pubblici europei? Ma sicuramente il giudizio è positivo perché il Next Generation ha rappresentato per la prima volta un'occasione nella quale si è contratto un debito comune a livello europeo. Quindi anche un messaggio positivo dal punto di vista europeo e anche un cambio di atteggiamento da parte di alcuni paesi che su questo tema, come è noto, penso a quelli del Nord Europa soprattutto, hanno sempre avuto un atteggiamento diverso dal punto di vista dell'approccio rispetto a paesi del Sud Europa. Detto questo, è chiaro che il Next Generation è una risposta straordinaria ad un evento straordinario, il Covid. Purtroppo viviamo in un contesto di eventi straordinari perché tutto ciò è stato impostato prima della guerra e dell'invasione russa in Ucraina, quindi è chiaro che oggi ci troviamo di fronte ad un livello di emergenza che purtroppo continua e anche la necessità di capire come affrontare queste questioni. C'è tutto il tema della strategicità a livello europeo, penso al tema dell'energia. E quindi la necessità di attrezzare degli interventi che siano stabili. In questi giorni sta accadendo qualcosa di preoccupante, se è vero come è vero che il finanziamento dei principali interventi, la Commissione europea sta cercando di farli utilizzando le risorse del bilancio europeo sulle politiche di coesione, e questo penalizza una parte, in modo particolare l'Italia. Quindi non vorrei che ci dessero con una mano e ci togliessero con l'altra. Ora è necessario affrontare anche per le altre emergenze delle soluzioni che possono essere utilizzate in funzione della previsione del Next Generation. Chiaramente questo poi ci porta al PNRR, ai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, al merito, alle modalità di scelta, di spesa e quindi anche alla sfida che abbiamo di fronte. Sì, ecco, una delle preoccupazioni, diciamo, che in questi ultimi anni, diciamo nell'ultimo decennio abbondante, è nata è quella di un distacco progressivo tra le istituzioni europee e i cittadini. In qualche modo i cittadini si sono sentiti, soprattutto, devo dire, nel sud Europa, forse in Italia più di altri paesi, abbandonati per alcuni versi dalle istituzioni europee. Forse in questo senso il Next Generation EU col PNRR portato, diciamo, messo a terra con le specifiche, diciamo, indicazioni della Commissione europea, delle varie priorità, può rappresentare in qualche modo un'occasione per recuperare anche questo rapporto di fiducia tra le istituzioni europee e i cittadini. Ma le istituzioni europee, secondo me, devono recuperare un rapporto di fiducia cambiando approccio su diverse questioni, cercando di guardare alle questioni strategiche di fronte alle quali oggi ci troviamo e cercando di garantire su temi come appunto la sicurezza europea a livello internazionale, ma anche temi come citavo poc'anzi, quelli collegati alla indipendenza. Purtroppo la guerra in Ucraina ci ha messo di fronte ad una serie di errori che forse hanno anche giustificato la freddezza e la distanza dei cittadini, perché noi abbiamo scoperto, in base a questa situazione nuova, appunto a questa invasione, che l'Europa ha costruito negli anni delle scelte che sono state prive di una garanzia sul terreno della strategicità. Abbiamo delocalizzato troppo, non ci siamo posto molto il problema delle materie prime. In questi mesi, dopo lo scoppio della guerra, per esempio, si è andato a cambiare completamente la vicenda dell'agricoltura. Poco tempo fa si era deciso nella nuova PAC di ridurre la quantità di terreni a destinare all'agricoltura in Europa, come se questo fosse sufficiente, con una logica strumentale dal punto di vista ideologico, dal nostro punto di vista. Oggi, ad aprile, la Commissione europea, in fretta e furia, ha ripristinato la possibilità di utilizzare anche questi terreni. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono stati degli errori, obiettivamente, degli errori che devono essere corretti. L'Europa deve recuperare una sua strategicità e una sua indipendenza, che sono elementi fondamentali. E per recuperare la credibilità, poi anche una capacità di spesa. Qui andiamo più nell'ambito dei singoli stati, perché sui singoli stati si gioca la partita. Purtroppo il PNRR, che rappresenta una grande opportunità, non parte nel migliore dei modi. Perché? Perché noi abbiamo di fronte una situazione precedente, io lo ripeto in questi giorni spesso, anche nella mia qualità
di componente e relatore su importanti dossier all'interno della Commissione Reggi dello sviluppo regionale del Parlamento europeo, noi abbiamo oltre 80 miliardi di euro della programmazione di coesione 2014-2020. I dati oggi ci dicono che circa la metà di queste risorse, poco più della metà, è stata utilizzata. Ora, lo stesso organizzazione dovrebbe riuscire a spendere in 5 anni il triplo di quello che non si è speso nei 6 anni precedenti. Questo è un elemento di preoccupazione. Noi abbiamo proposto, anche utilizzando l'articolo 21 del Next Generation, una soluzione che è quella di mettere in campo una modifica del PNRR. Può sembrare stravagante, visto che ancora deve quasi partire, invece il PNRR è stato programmato dopo l'approvazione, dopo la vicenda della pandemia, ed è stato approvato prima dello scoppio della guerra. Quindi noi riteniamo che le ragioni dell'articolo 21, cioè delle situazioni che giustificano una impostazione nuova e quindi un cambio di programmazione, siano attualissime, e sia necessario mettere in campo una capacità di spesa completamente diversa, concentrando le risorse su grandi progetti strategici. Perché se noi risolviamo l'utilizzo delle risorse del PNRR, dividendoli in 1.000 rivoli di spesa, magari sopperiamo alla mancanza di risorse come spesa ordinaria in questi anni, ma non risolviamo la questione in termini strategici. E il PNRR, così come prima le politiche di coesione, avevano e hanno una funzione strategica di visione, e su questo dobbiamo cercare di migliorare le qualità della spesa e le scelte che devono essere messe in campo. Ecco, uno degli elementi critici che in qualche modo ha caratterizzato l'Unione Europea negli ultimi anni è stato proprio quello della mancanza di una visione strategica, di una coesione anche in qualche modo, di un'unità di intenti, se vogliamo possiamo chiamare una mancanza di sovranità europea. È proprio per questo che in qualche modo era stato tentato questo esperimento di democrazia dal basso attraverso il coinvolgimento dei cittadini, la conferenza sul futuro dell'Europa. Ecco, lei crede che questa conferenza intanto abbia prodotto qualche risultato concreto, se lo ha prodotto, e soprattutto quale può essere il follow-up? Perché noi ci aspettavamo che il Consiglio di qualche giorno fa mandasse avanti in qualche modo qualche processo, diciamo, di cambiamento, di riforma dei trattati. Questo non è avvenuto, la preoccupa oppure la rassicura in qualche modo e cosa pensa che Guardi, potrà accadere in futuro? noi abbiamo partecipato dopo una lunga discussione all'interno del gruppo dei conservatori alla conferenza sul futuro dell'Europa, perché c'era chi al nostro interno riteneva sbagliato anche partecipare, perché lo strumento non era adatto e adeguato. Le modalità, devo dire la verità, con le quali si è sviluppato il lavoro all'interno della conferenza non sono state le migliori, perché per poter avere un progetto chiaro di revisione anche dal punto di vista istituzionale, bisognerebbe avere la disponibilità ad ascoltare tutti i giudizi positivi, negativi, le critiche, e cercare di costituire la soluzione migliore, di trovare la soluzione migliore. Purtroppo questo non è accaduto. Anche il richiamo, il riferimento ai cittadini, sì, ma bisogna capire anche le modalità con le quali sono stati selezionati questi cittadini. Rischia di essere utilizzata in via strumentale, tant'è che il Consiglio ha stoppato sostanzialmente queste conclusioni. Ed è il Consiglio, dal mio punto di vista, che deve dare un'accelerazione sulla revisione interna del funzionamento delle istituzioni europee. Il Parlamento può essere, con l'attuale organizzazione, un sollecito forte, uno stimolo importante, ma non è immaginabile che questo possa essere fatto con un'iniziativa che sostanzialmente vede un taglio fortemente politico. Le istituzioni non si devono riformare tanto a livello nazionale quanto a livello europeo con una logica di parte. Le istituzioni devono essere nella capacità di poter essere riformate con la valutazione e il rispetto delle diverse posizioni. Ora, è chiaro che il Consiglio rappresenta una dinamica diversa e che all'interno del Consiglio deve venire una qualche risposta. Noi, come ho detto prima, abbiamo espresso un giudizio negativo sulla conferenza del futuro dell'Europa. Sarebbe potuta essere un'occasione di confronto. Abbiamo perso una buona occasione in questo senso, perché ci si è chiusi su una logica che alcuni gruppi politici, forse direi alcuni esponenti politici, hanno pensato di poter indirizzare. Ultima critica: forse uno strumento del genere dovrebbe essere tenuto fuori dalle vicende elettorali. E la conferenza sul futuro dell'Europa e le sue conclusioni hanno molto risentito
se mi è consentito, della campagna elettorale francese, cioè dove si è immaginato forse più di portare un risultato mediatico che un risultato sostanziale. Invece noi dovremmo provare a concentrarci sul risultato sostanziale, perché l'Europa ha certamente bisogno di modifiche chiare dal punto di vista del suo assetto istituzionale. Ecco, ma quindi secondo lei il Consiglio sarà in grado in qualche modo di affrontare questa revisione che anche lei condivide è in qualche modo necessaria per rendere l'Europa più coesa, più soggetto, diciamo, più attore globale, più in grado di Sì, rispondere alle visioni strategiche? il Consiglio lo può fare selezionando le materie per le quali è necessario che ciò accada e le altre che devono invece rimanere totalmente in capo agli Stati. È un po' il dibattito che abbiamo avuto in Italia fra lo Stato e le Regioni. Rischiamo di giocare una partita sulla rivendicazione priva di una funzionalità. Oggi noi dal Covid e dalla guerra deliniamo quelle che sono le vere urgenze e priorità sulle quali è importante che l'Europa abbia la capacità di essere chiara e di parlare una sola lingua. E da lì dobbiamo partire. Bene, onorevole Fitto, grazie, grazie mille per aver partecipato Grazie a questa a voi. chiacchierata con noi di Euractiv, alla prossima occasione. Buona serata. Grazie. Arrivederci.